Se non esci da te stesso, non puoi sapere chi sei. E quanto José Saramago fa dire al personaggio presente all'interno del suo racconto dal titolo Il racconto dell'isola sconosciuta, edito da Feltrinelli. Il racconto è brevissimo, è una piccola perla, una delle perle che la Feltrinelli sta pubblicando, decidendo di pubblicare appunto l'opera omnia di José Saramago. Dicevamo un racconto brevissimo, ma con tanti spunti di riflessione, con tante domande a cui il nostro protagonista cercherà di dare risposta. Il protagonista si reca dal suo re. È una storia tra realtà e immaginazione. Un re che all'inizio gli presta scarsa attenzione. Il nostro protagonista si trova dietro la porta delle petizioni, la porta dove è possibile fare delle richieste, e richiede a questo re immaginario una imbarcazione per poter salpare e scoprire l'isola sconosciuta. Come dicevamo, il re è in tutt'altre cose affaccendato e preferisce trovarsi dietro la porta degli ossequi, che è la porta che gli consente di ricevere tutte le parole carine che chiunque gradirebbe sentirsi dire. C'è poi una terza porta, che è quella delle decisioni, una porta molto importante. Quando conosciamo veramente noi stessi? E cosa dobbiamo fare per riuscire a farlo? Per Saramago, attraverso il racconto di questa breve storia, è possibile quando siamo decisi a sbarcare dentro di noi e quindi conoscerci, conoscere quello che è disconosciuto o che crediamo di conoscere di noi stessi. Per cui è un'ambizione non di poco conto. Tutto questo è contenuto in questo racconto, un racconto che in modo lieve, in modo anche divertente, perché si sorride, cerca di esortare tutti quanti noi a non aver paura di conoscerci, ad andare oltre, ad entrare dentro di noi, a compiere questo viaggio per riuscire finalmente a vivere in una libertà, a sentire di appartenere a noi stessi. E quindi vivere una vita sicuramente più equilibrata e più serena. Alla prossima!